che la Sinagoga di Firenze è stata una delle tappe di avvicinamento alla grande parte del Tour de France. Mercoledì 26 giugno, infatti, il team Israel Premier Tech ha voluto rendere omaggio a Gino Bartali, ciclista di Ponte Ema, che durante la Seconda Guerra Mondiale, trasportando documenti falsi nascosti nella bicicletta, riuscì a salvare 800 persone fra il settembre 43 e il giugno 44. Già medaglia d'oro al merito civile nel 2005, Bartali fu riconosciuto come giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem nel 2013. Questa è una storia che abbiamo piano piano imparato a conoscere tutti ed è una storia che parla di un ciclista famoso che senza ricevere nulla in cambio si è messo a disposizione del bene in un contesto che ovviamente era diverso da quello di oggi, parliamo di 80 anni fa. E quindi a un certo momento lui ha deciso di pedalare per salvare delle vite umane, rischiando la propria vita e quella della propria famiglia, senza poi raccontare nulla e soprattutto senza chiedere nulla in cambio. Io credo che oggi non siamo neanche abituati a vedere un atteggiamento del genere, perché generalmente quello che facciamo di bello lo ostentiamo per farci compiacere dagli altri. Mio nonno non era così, lui sicuramente avrebbe voluto essere ricordato come un grande campione sportivo, ma per tutta la vita ha desiderato veramente non raccontare nulla e credo che se lo avesse fatto avrebbe ricevuto tantissime riconoscenze, ma a lui questo non interessava perché per lui il bene si fa ma non si dice. Il team Israel Premier Tech ha regalato la propria maglia a Gioia Bartali, ricordando l'impegno di suo nonno che sfruttò la sua immagine di campione di ciclismo per salvare centinaia di ebrei. Siamo qua in memoria di Gino, ha fatto delle cose particolari usando il suo sport ciclismo per anche salvare delle vite. Rappresenta uno di quei momenti di luce nel buio, quegli esempi rari ma importanti da ricordare e da trasmettere, quindi quale migliore occasione di questa, di una festa sportiva. Siamo molto felici di farne parte in questo giardino che è un giardino che è della comunità ebraica ma è della città, aperto alla città, in questo caso aperto al mondo e allo sport. Durante la serata si sono vissuti anche momenti di commozione in ricordo delle vittime degli attacchi ad opera dei terroristi palestinesi del 7 ottobre 2023, con la storia di Avedà che quel giorno perse moglie, figlio e una gamba e che oggi è tra gli accompagnatori del team israeliano al tour. For me it's a great honor to be here. It's a little step for my rehabilitation and how to go forward in my life, because it's easy, really easy, to go down. And I choose to go forward and to see all this community and all this good person. It's make me stronger.